L'uomo del giorno, Mancini, proprio lui, l'uomo che volevamo Moratti e che invece la squadra ha rifiutato. Perciò andiamo a vedere questi 7 gol commentati da Marco Civoli. Metti e Zamorano in Sud America, Paganin squalificato e tempo di Bergomi e Berti, titolare dopo 11 mesi. In panchina Winter, ieri in campo a Bruxelles con l'Olanda. Samp priva dello squalificato Balleri, Eriksson schiera Sacchetti e Mancini, il mancato interista come partner in attacco Montella. Montella che dopo 7 minuti porta in vantaggio così la Sampdoria sul calcio d'angolo di Mihajlovic. Rivediamo la stoccata di Montella e Samp che ha una grande opportunità al nono, in contropiede Mancini solo davanti a Pagliuca prende la mira e il pallone si alza sopra la traversa, grande occasione perduta per Mancini, si riaffaccia l'Inter, il cross di Anglomà e poi il numero di Djorkaeff fra tre difensori lo aiuta ancora in palla con i Vernizzi e Branca che timbra l'1-1 al 12° minuto, è il secondo gol in campionato di Branca. Sul fronte opposto abbiamo visto un calcio d'angolo di Mihajlovic, Montella che leggermente devia sul palo, ma è Inter in questa parte del primo tempo con Djorkaeff che pesca lungo Branca, bravissimo Ferrone, ancora il francese tra i migliori in questa prima frazione, si divincola di Franceschetti, un'occhiata in aria, parte il traversone, la respinta di Sacchetti, poi il pallone che si impenna e Hodgson che dà ordini ai suoi. Fresi ci prova dalla lunga distanza e Ferron, bravissimo, toglie il pallone dal 7 e soprattutto Inter che si fa vedere con attaccanti molto mobili quali Branca e Ganz sorretti da Djorkaeff, ancora la conclusione ma bravissimo Ferron a deviare. La Samp concede molto all'Inter in questa fase del primo tempo, un Inter decisamente brillante dopo i 4 pareggi consecutivi in campionato. E ancora Inter che si riaffaccia in avanti con il duo francese Djorkaeff, Anglomà, poi Branca va a pescare Berti all'altezza del dischetto del rigore e Berti al 41esimo segna il 2-1 in gol dopo un anno e mezzo Nicola Berti. E Inter che chiude in vantaggio questa prima frazione nonostante un grosso pericolo davanti a Pagliuca, vedete Montella e Mancini e sul rimpallo il tocco di Mancini, la palla su Pagliuca, il rimpallo di Mancini sul fondo con il montaggio di Tonini, di Maurizio Tonini nella ripresa al 55esimo secondo, calcio di punizione di Djorkaeff, difesa blu cerchiata ferma e Branca segna il 3-1. In pratica da questo momento l'Inter in avanti non esiste più. La Samp inserisce Salsano al posto di Invernizzi. Samp che si fa vedere con Franceschetti, la palla sul palo e Montella rapido all'11esimo porta sotto la Sampdoria. È il gol del 3-2, doppietta per il giovane attaccante blu cerchiato. Mancini distribuisce assist. Montella sul colpo di testa e la palla accarezza il palo. Si deve difendere Pagliuca dagli insidiosi angoli di Mihajlovic e dalla battuta di Veron. Poi le sostituzioni, Winter per Sforza, Carparelli per Karembeu, Pistone per Ganza e al 39esimo il rocambolesco pareggio della Sampdoria, sempre su azione di calcio d'angolo. Da Mihajlovic in mezzo, come rivedremo, la palla schizza sul volto di Franceschetti, secondo gol in Serie A ed è il 3-3. Franceschetti per Trentalange doveva essere espulso ma non era stato in precedenza ammonito e si risolve subito l'equivoco. In chiusura ancora Mihajlovic e Pagliuca, questa volta c'è. Sugli sviluppi di questa respinta di Pagliuca, attenzione a cosa succede, Fresi in area, il rimpallo favorisce Veron, palla in mezzo, il gol del 4-3 di Roberto Mancini, l'attaccante fortissimamente voluto qualche giorno fa da Massimo Moratti, il gol numero 134 della carriera di Roberto Mancini, grande giorno per lui, grande giorno per la Sampdoria e come vedremo sorride amaro Roy Hodgson, ma purtroppo incidenti si sono verificati subito dopo la fine della partita, gruppi di tifosi nerazzurri, li vediamo, hanno preso d'assedio l'uscita della tribuna d'onore, quella dei giocatori, alcune vetrate in particolare verso la sala VIP sono state mandate in frantumi, le forze dell'ordine sono intervenute con ripetute cariche anche per riportare la calma, insomma una brutta pagina da voltare immediatamente, a te la linea Giampiero. Ronaldo, tu non vuole che questo arrivi in casa quando lo score è 3-3? Siamo stati sotto 3-1 quando subito nell'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo creduto fino alla fine, lottato, sugato e nel fine giochiamo meglio di loro. E penso che nel fine abbiamo anche meritato la vittoria.